Grande successo per il presepe vivente di Di Pignano, pubblico numerosissimo per la rappresentazione della prima edizione del presepe vivente, tenutasi nell'antico borgo della frazione di Tessano. In centinaia i presenti, incuriositi e meravigliati, che hanno affollato la storica location già dalle prime ore d'apertura. Un viaggio a ritroso nel tempo, all'interno di un suggestivo ambiente scenografico. La manifestazione, frutto di un lungo e laborioso impegno da parte dell'amministrazione comunale e tutte le associazioni del territorio, ha coinvolto 50 dei volontari nelle vesti di attori. Tanti commenti e ringraziamenti lasciati dai visitatori, positivi e incoraggianti, di cui si farà tesoro per migliorare sempre di più le edizioni future. Siamo molto soddisfatti di questa prima giornata del presepe vivente qui a Tessano, nella frazione di Pignano. L'affluenza è stata copiosa, circa 700 le entrate in questa prima giornata. Ringraziamo tutta la cittadinanza di Pignanese che è intervenuta numerosa, ma anche le persone dei paesi limitrofi che sono venuti qui a Tessano a visitare la prima edizione del presepe vivente. Un ringraziamento sentito da parte dell'amministrazione comunale a tutte le associazioni del territorio che insieme sono riuscite ad organizzare un evento che rimarrà nella storia di Di Pignano, la prima edizione del presepe vivente. Adesso l'appuntamento è al 6 gennaio per la seconda giornata e vi aspettiamo ancora numerosi a venire a visitare il presepe vivente. Grazie ancora.